Amici, buongiorno, consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa offerta da Promozioni Italia, Made in Polesine e leandromaggi.com di giovedì 14 gennaio 2021. Giornale di riferimento oggi, il Gazzettino di Rovigo, la voce di Rovigo e il web per qualche curiosità. Andiamo subito alle notizie. Partiamo dalla prima pagina del Gazzettino, facciamo solo un appunto su quello che è l'argomento principale di oggi. Renzi strappa, Conte tratta. Italia Viva apre la crisi, partita a scacchi sulle dimissioni e sul futuro del Premier. L'appello di Mattarella, uscire in fretta dall'incertezza. E Zaia, il nostro governatore, tragico votare ora. Non facciamo nessun commento. Pagina di Rovigo del Gazzettino, 5 punti vaccino in Polesine, la conferenza dei sindaci ha offerto all'azienda sanitaria la disponibilità degli spazi in cui allestire i centri periferici. Oltre a Rovigo, che pensa al censo, la campagna di massa verrà attuata ad Adria, Portoviro, Lendinara e Castelmassa. Parlando ancora di Covid e di coronavirus, l'epidemia, l'incidenza scende sotto il 6%, però i reparti ospedalieri sono al limite. Contagi in triplica cifra, a quota 105, ma vanno messe in conto anche ben 103 guarigioni accertate. Buone notizie sul fronte incidenza, scesa sotto il 6%. C'è poi la manifestazione promossa da una serie di commercianti, hashtag io apro, per domani appunto, per aprire i negozi nonostante il lockdown. Coronavirus, gli esercenti a Rovigo e anche in provincia, non apriremo ma i ristori siano subito adeguati. Scetticismo tra i locali rodigini sull'apertura nazionale per protesta. La maggior parte non aderirà, ma tutti confermano di essere in crisi profonda. Giustamente gli operatori affermano i contagi non avvengono nei nostri locali e chiedono maggiore controlli sui clienti. La disobbedienza civile, che è appunto questa manifestazione che dovrebbe tenersi domani, non attecchisce per timore di chiusure coatte e multe ai clienti. Un altro argomento che abbiamo anche trattato ieri e lo riprende ancora anche oggi il Gazzettino, ZLS via il piano strategico. L'elaborazione dello strumento passerà attraverso la consultazione delle categorie. Per capire che cos'è la zona logistica semplificata, leggiamo un pochino le linee guida. Via libera appunto la zona ZLS, rafforzata nell'area metropolitana di Venezia e di Rovigo. La legge di bilancio del 2020 consente di estendere le agevolazioni del credito d'imposta delle zone economiche speciali, ZES, e anche alle ZLS. Sarà possibile da dove esista un porto di importanza europea, qual è il porto di Venezia, e vi siano aree adesso funzionalmente connesse e ammesse alle deroghe degli aiuti di Stato dalla Commissione Europea, come sono i comuni del Polesine. In particolare i comuni del Polesine sono Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnuovo Bariano e Melara, e sono appunto nella provincia di Rovigo. La bella iniziativa di Adria, che ha assegnato la benemerenza Adria riconoscente ad Arduino Nali, adriese illustre, che è stato un partigiano internato nel campo di Mauthausen. Poi c'è un'altra iniziativa di un nostro amico, che è Giancarlo Checchinato, che sta organizzando un culto mariano a Panarella, e infatti dice: a maggio la Madonna di San Juan sarà a Panarella. La Madonna di San Juan è una Madonna che ha un culto sentitissimo in Messico, e appunto sarà, anzi è già arrivata a Panarella, e si farà questa festa straordinaria, Covid permettendo, appunto a maggio. Successo ieri sul Delta, incendio a bordo, salvati dal peschereccio. L'Ambrea 1 era partita da Porto Levante per effettuare una prova per la compravendita. Corto circuito e fuoco, i due occupanti hanno dato l'allarme e la capitaneria di porto ha inviato i soccorsi al largo di Porto Caleri. Impauriti ma illesi. Molto contento naturalmente l'acquirente, che non ha acquistato appunto una barca che dopo pochi minuti sarebbe affondata, un po' meno contento il venditore. Poi la notizia che sta coinvolgendo tutta la popolazione tagliolese, la morte di Daniele Dian, ed è domani l'incarico per l'autopsia. Il fascicolo è aperto per colpa medica. Una volta eseguita l'autopsia, la salma sarà restituita ai familiari, che potranno decidere la nuova data per i funerali. Notizia di sport, l'Adria Rally Show si farà però a porte chiuse e in diretta TV. Si correrà a porte chiuse dal 12 al 14 febbraio, garantita la diretta televisiva. Le iscrizioni sono aperte e si chiuderanno il 3 febbraio alle 24.
Diamo poi una sbirciata alla voce di Rovigo, la prima pagina, anche la voce di Rovigo parla di Renzi che fa saltare il banco e delle cinque sedi per i vaccini che sono appunto state determinate e che abbiamo parlato sull'articolo del Gazzettino. Sempre la voce di Rovigo, stato di emergenza prorogato fino al 30 aprile, stop all'asporto per i bar dopo le 18, riaprono i musei in zona gialla. L'ho detto questo, il ministro della salute Roberto Speranza. C'è una barista che appoggia la manifestazione di domani, hashtag apro, la protesta della barista, da venerdì io apro il mio bar, preferisco mettere un piatto in tavola per mangiare, c'è tutela legale, invito le partite IVA a farlo. Su Adria, alta tensione al pronto soccorso, 4 ore in barella, il caso di una signora che dice di essersi presentata al pronto soccorso per una tachicardia e dolori al petto. Poi dalle 13 alle 16.45 è rimasta su una barella senza che nessuno si sia preoccupata. Alla fine, dopo 4 ore di estenuante attesa, ha deciso di tornarsene a casa e l'indignazione dilaga sui social e tanti raccontano esperienze simili nell'ultimo periodo. Finiamo con una buona notizia, l'annuncio di Jovanotti sui social: mia figlia ha sconfitto il linfoma di Hodgkin. E niente, Teresa, i nostri più sentiti complimenti e auguri. La vignetta del Gazzettino, un Renzi che cerca di sradicare Conte, attaccarlo, il problema qui è staccarlo. Per oggi è tutto, come sempre è un piacere stare con voi. Vi invitiamo a seguire nelle nostre pagine social, su YouTube, Made in Polesine Leandro Maggi, e sulle pagine social leandromaggi.com e Made in Polesine. Per oggi, 14 gennaio 2021, è tutto. Ciao ciao!